Grazie, ma siamo oggi alla fine forse, di quella che è stata una lunghissima agonia, nel senso che questa amministrazione è stata eletta nel maggio del 2011, a giugno c'è stato il referendum, a luglio le linee programmatiche è stato ribadito, non venderemo niente, non privatizzeremo, a settembre del 2011, 2 mesi dopo, già è iniziata la procedura per arrivare a vendere GTT. Con tutta una serie di situazioni che sono cambiate nel tempo, perché la prima cosa che ci è stato detto è non vorremmo vendere, ma vendiamo perché siamo obbligati da una legge dello Stato, in realtà anche fregandosene del risultato referendario, ma vabbè. Poi quella legge di fatto non c'è più stata, però si è detto dobbiamo vendere per rientrare nel patto di stabilità e abbiamo bisogno dei soldi. Poi non si sa come neanche. Siamo rientrati nel patto di stabilità senza vendere e però adesso ci si dice che vendiamo per scelta industriale. Forse, non so, perché poi oggi ho sentito che l'assessore tedesco ha detto anche cose leggermente diverse, quindi non lo sono più nemmeno sicuro io. Probabilmente all'interno della maggioranza ci sono motivazioni diverse sul perché vendere GTT, ma mentre ci sono città che sono oggettivamente costrette a vendere le aziende partecipate dal patto di stabilità perché non hanno fatto le gare, perché sono ancora in house, per una serie di motivi proprio legati alla legge, Torino, non è, almeno per GTT, non è in questa situazione. Quindi si presume che la scelta sia una scelta industriale. E però si dice che non ci saranno, l'ho sentito dire prima dall'assessore, non ci saranno aumenti delle tariffe, non ci saranno riduzioni del servizio, non ci saranno neanche tagli al personale perché il contratto di servizio, e poi su questo alcuni della maggioranza hanno fatto la loro battaglia, eccetera. Però siamo di fronte a un ulteriore taglio dei fondi nazionali e regionali che avverrà l'anno prossimo e in più, avendo un socio che entra privato, questo qui vorrà fare un utile e quindi da qualche parte bisognerà recuperare pure uno spazio per dargli qualche percentuale di margine sul giro d'affari che sia il suo utile, cosa che la gestione pubblica invece non avrebbe. E quindi questa è un'equazione senza soluzioni, quindi qui qualcuno sta prendendo in giro qualcun altro. Per cui almeno bisognerebbe avere il coraggio di dirlo apertamente che questa scelta avrà delle conseguenze, perché comunque da qualche parte sto utile dovrà saltare fuori, i fondi saranno tagliati, quindi o ci saranno dei tagli al personale, o ci saranno dei tagli al servizio, o ci sarà un aumento delle tariffe, o più probabilmente ci saranno tutte e tre le cose insieme in misure diverse e magari in momenti diversi. E quindi credo che qui parte del problema sia un tentativo di prendere in giro la città e i cittadini raccontandogli delle cose che non potranno verificarsi. Un'altra parte della presa in giro è stata la discussione durata mesi sul 49% contro 80%, che è una discussione che secondo noi non crea sostanzialmente grande differenza, nel senso che è vero che vendendo soltanto il 49%, se in un futuro la città volesse auspicabilmente riacquistarsi il controllo totale della società, dovrebbe spendere di meno, perché ha incassato solo 49, dovrebbe ripagare solo 49, bisogna poi vedere quale sarà il valore dell'azienda, ma vabbè. Però questo è forse l'unico vantaggio di ridurre la vendita al 49%, perché almeno, al contrario, se vendessimo l'80 avremmo incassato 80 e quindi magari potremmo non tagliare comunque altri servizi che abbiamo tagliato in questi anni, che l'amministrazione, su cui l'amministrazione si rivale regolarmente. Considerando che comunque dal punto di vista pratico l'esito è lo stesso, perché è vero che forse col 51 avremo qualche controllo su alcune operazioni straordinarie, eccetera, ma di fatto il controllo della gestione operativa e delle scelte strategiche, delle scelte sul personale, eccetera, eccetera, passa in mano al privato che entra, e giustamente perché uno che entra e compra e spende decine di milioni di euro per comprare la quota di controllo di un'azienda vuole controllare. Che poi la quota sia il 49 sia l'80, ma il controllo lo vuole avere, perché sennò non si capisce perché un privato dovrebbe venire qui a darci i soldi e poi dire andate avanti voi a amministrare come avete amministrato in questi anni. E quindi da questo punto di vista forse decidendo di premesso che noi siamo contrari, quindi noi voteremo sicuramente contro questa delibera, cercheremo di non farla passare, ma nel momento in cui una città decide di vendere, a quel punto forse era più logico vendere l'80 invece che vendere il 49%. In più queste cosiddette scelte industriali sono già evidenti da quello che sta succedendo in questi mesi e non potranno migliorare, nel senso che la vendita industriale dovrebbe preludere alla considerazione che avremo un partner che potrà investire, che avrà il know-how, che avrà la possibilità di migliorare il servizio, di fare efficienza e tutto quello che viene ripetuto di solito quando si parla di queste operazioni. La realtà è che quello che sta avvenendo in questi mesi è un progressivo taglio del servizio, è un taglio della rete tranviaria come è successo ormai soltanto una decina di giorni fa, abbiamo perso la linea 13 tranviaria, è una situazione di sovraffollamento perenne su tutti i mezzi che continua a peggiorare e di cui non si vede onestamente la fine e di cui in questa operazione non si vedono gli elementi che dovrebbero portare a un'inversione del trend industriale.
perché un'altra cosa che noi abbiamo già fatto osservare, sulla quale peraltro abbiamo presentato anche un emendamento, è che nella descrizione dei criteri di questo bando non c'è praticamente nessun tipo di criterio di tipo tecnico in senso stretto, cioè di gestione di un servizio di mobilità, di trasporto pubblico. Anche la parte cosiddetta tecnica della valutazione sulle offerte che saranno presentate in realtà è relativa a un business plan, a un conto economico, insomma comunque alle prospettive di gestione economica dell'azienda. Ma non ci sono allo stato attuale in delibera delle indicazioni di verificare le offerte in base al piano di servizi, a quanti chilometri si vogliono garantire il servizio, se li si vuole fare coi pullman, coi tram, coi treni, che impegni si prende chi entra nel livello di servizio, se vuole aumentare le tariffe, se vuole fare, cioè ci sono tutta una serie di questioni che sono totalmente fuori, invece che secondo noi sarebbe molto importante valutare nella scelta del partner, perché oltretutto qui si tratta di un'attività che ha un grosso giro economico, quindi magari anche dato che poi noi continueremo a pagare il 51% delle perdite, probabilmente è meglio avere un piano di servizio che funziona, magari incassando qualche milione di euro in meno adesso, ma che poi non ci costringa ogni anno a ributtare dentro soldi, piuttosto che a dover stanziare risorse straordinarie per riuscire a mantenere i livelli di servizio. E quindi un altro elemento a cui noi tra l'altro siamo contrari è il fatto che cogliendo l'occasione di questa operazione finanziaria sulla proprietà della società, però si infilano dentro pure delle speculazioni edilizie, perché di fatto l'operazione scritta tra le righe di questa delibera, nemmeno esplicitamente, sul deposito San Paolo in corso Trapani, è probabilmente una speculazione edilizia. Qui addirittura in delibera ci si impegna a una futura variante di valorizzazione dell'area, certo valutare eccetera, però di fatto si prende un mezzo impegno per dire che poi in qualche modo faremo valorizzare l'area, che poi vuol dire costruirci dei palazzi, immagino. Però tutto questo totalmente senza nessun tipo di chiarimento, e per di più anche proprio in termini del patrimonio vero e proprio che viene lasciato in GTT piuttosto che venduto, piuttosto che conferito alla città, ci sono delle indicazioni generiche, si dice ci saranno alcune partecipazioni, qui attendevamo anche un elemento di giunta che era stato promesso ma credo non sia arrivato, comunque insomma non c'è un elenco preciso di che cosa rimane nel patrimonio GTT, che cosa passa alla città, che cosa viene venduto adesso. E quindi sostanzialmente al Consiglio Comunale si chiede di approvare al buio un'operazione che, cioè, in sé, anche se magari nell'ambito di tutta questa operazione vendere un deposito può essere considerato, se volete, marginale, in realtà poi in sé quella è un'operazione urbanistica molto pesante per il quartiere che ci abita intorno, quindi che andrebbe esaminata nel dettaglio prima di essere decisa o anche solo, diciamo, fatta partire con questa delibera. E chiuderei con una considerazione generale però. Cioè, peraltro l'ho già detto diverse volte in questi anni, in quest'aula, il problema è che qui non stiamo riuscendo, l'istituzione comune, l'amministrazione, perché noi siamo di opposizione, facciamo le proposte, ma non siamo noi che decidiamo, insomma non si riesce a uscire da quello che è un approccio greco alla crisi, cioè la progressiva svendita di tutto quello che è il bene comune, il taglio dei servizi mascherato, facendo finta che non ci sia, e nessuna risposta sociale, perché si fatica ovviamente in una situazione di scarsa di risorse, ma voglio dire, ne abbiamo parlato l'altro giorno discutendo anche delle manifestazioni in città, ci sono tante, si auspicano forse le risposte di forza, il mantenimento dell'ordine pubblico anche con la forza, non si vedono delle indicazioni di risposta sociale, e questo è quella di oggi, è un altro messaggio che si manda alla città in questa direzione, dicendo sì, c'è stato addirittura 3 giorni di città bloccata, tutti che protestavano, però noi andiamo avanti vendendo GTT in un'operazione che sappiamo benissimo che è impopolare, e devo dire forse è ancora più impopolare visti i tentativi un po' patetici, permettetemi, nessuno si offenda, della stampa cittadina di far sembrare che c'è una domanda dal basso per privatizzare GTT, per cui improvvisamente negli ultimi giorni sono comparse le lettere allo specchio dei tempi di cittadini che chiedono di vendere GTT, piuttosto che un sondaggio di Repubblica in cui si chiedeva alla cittadinanza: volete vendere il 49% di GTT per garantire il servizio pubblico a tutti o vendere l'80% per far contento il mercato? È chiaro che se la domanda la pongo così, tutti mi dicono vogliamo vendere il 49%. Già solo fornire la terza ipotesi, cioè vogliamo vendere lo 0%, sarebbe stato un pochino più onesto, diciamo. Dopodiché, nonostante questi tentativi, però cosa pensa la città lo vediamo, poi è chiaro che magari chi è qua sotto, oltretutto magari è prevalentemente dipendente di GTT, non è detto che necessariamente rappresenti la visione di tutta la città, però diciamo che in città non credo che ci sia tanta contentezza per questa politica che sta venendo adottata dall'amministrazione e di cui questo è soltanto uno di tanti elementi. Per questo motivo, insomma,
noi speriamo che ci sia ancora un ripensamento e che quindi si possa fermare questa operazione in extremis, specialmente visto che, come ci è stato detto, non è assolutamente necessaria ai conti della città in questo momento e quindi potremmo benissimo prenderci ancora del tempo, cercare di capire le strade alternative. Io ricordo che tra l'altro gli stessi sindacati GTT hanno già molti mesi fa presentato una serie di opzioni, di suggerimenti su come risparmiare decine di milioni di euro nella gestione dell'azienda. E forse magari partendo da lì si riuscirebbe invece a non avere l'esigenza di dover trovare un partner privato. L'ultimo auspicio però è che se il partner che arriva è privato, sia privato davvero, perché non vorremmo che poi alla fine la conclusione di tutta questa vicenda sarebbe il sottrarre il GTT al controllo del Consiglio Comunale, diretto insomma della collettività, per darlo in mano a Trenitalia o comunque altre società che sono private quando fa comodo e pubbliche quando fa comodo, perché sono sostanzialmente sotto il controllo di grandi equilibri politici nazionali e che diciamo non si sono mai distinte per una elevata qualità del servizio fornito, in particolare sul trasporto pubblico locale, in particolare nell'area torinese. Per cui sì, ho sentito parlare di sinergie, ma speriamo che, cioè, se la sinergia deve essere che i tram comincino a funzionare tanto male quanto funzionano le ferrovie regionali piemontesi, forse non avremmo fatto nemmeno un avanzo di miglior servizio ai cittadini. Grazie.